Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un pane con le patate. Innanzitutto prendiamo 400 g di patate, le sbucciamo, le tagliamo a piccoli pezzettini e li mettiamo a bollire. Quando le patate sono pronte, con un tritatutto o con una forchetta, schiacciate bene le patate per ottenere una purè. Poi lasciate le patate da parte a raffreddare e preparate 1,2 kg di farina, 15 g di lievito biologico, 17 g di sale, 600 ml di acqua e 50 ml di olio extravergine di oliva. In una ciotola grande mettiamo la farina, poi aggiungiamo le patate sopra e con la mano amalgate bene la farina con le patate. Quando avete finito potete versare sopra anche il lievito e di nuovo mescolate bene per amalgamare il lievito con la farina e le patate. Poi potete iniziare a impastare. Aggiungete un po' di acqua alla volta, perché avendo già le patate dentro l'impasto risulta un po' bagnato. Poi quando il nostro impasto inizierà a diventare liscio potremo aggiungere l'olio e il sale e dovete rimpastare di nuovo fino a quando l'impasto assorbirà tutto l'olio. Quando l'impasto è pronto, copriamo con un canovaccio e lasciamo a riposo fino a quando raddoppia di volume. Una volta che l'impasto è pronto, lo mettiamo sul piano da lavoro, lo dividiamo in due parti uguali, poi prendiamo una parte alla volta, lo dividiamo in altre tre parti uguali, e con l'aiuto delle mani allunghiamo l'impasto. Quando l'impasto sarà pronto, intrecciamo l'impasto in modo da formare una treccia. Quando la treccia è pronta, la prendiamo e la mettiamo su una teglia da forno. Poi prendiamo un uovo sbattuto e la spegnelliamo sopra. Quando avete finito di spegnellare le trecce, potete infornarle a 180 gradi per 45-50 minuti. Il forno dovrebbe essere già caldo prima di infornarle. Eccoli qua, guardate che belle. Belle e buone. Buon appetito e grazie per i like.